Amici di Viaggio in Molise, benvenuti a queste nuove puntate che dedichiamo alla cattedrale di Campobasso, da poco restaurata e che adesso vive di nuovo splendore. E allora conosceremo la storia della cattedrale di Campobasso, ma anche le bellezze artistiche e architettoniche che sono all'interno, e lo faremo con Don Michele Tartaglia e con Don Marco Filadelfi, ma anche con il direttore dei lavori della sovrintendenza, il dottor Vincenzo Papa. Allora scopriamo insieme la bellezza della cattedrale di Campobasso, rimessa a nuovo. Nel cuore di Campobasso, tra il Palazzo della Prefettura e il Teatro Savoia, c'è la cattedrale, da poco restaurata e restituita a nuovo splendore. Prima dell'attuale chiesa ve n'era un'altra, le cui origini sono antiche mezzo millennio. Infatti fu edificata nel 1504 per volere del feudatario Andrea de Capua, al di fuori delle antiche mura. La cattedrale, intesa come luogo della sede del vescovo, non era qui ovviamente nel 500, perché la sede della diocesi era Boiano. Questo luogo era il sito dove appunto fu costruita la chiesa che apparteneva alla confraternita dei Trinitari. Non a caso la cattedrale è intitolata proprio alla Santissima Trinità. Quindi per molto tempo è stata una chiesa di pertinenza di un'associazione laicale. Poi, in un certo periodo storico, la chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, che aveva sede nell'attuale santuario della Madonna dei Monti, fu trasferita come sede proprio in questa chiesa. Quindi per molto tempo la chiesa della Trinità è diventata anche la sede della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Nel 1500 come era questa chiesa originaria, insomma, che c'era al di fuori delle mura, diciamo? La chiesa probabilmente non aveva questa grandezza, era una chiesa molto più contenuta, però non ci sono testimonianze su come era l'interno, perché poi tutto il patrimonio ecclesiastico e artistico è stato fortemente distrutto con il terremoto famoso del 1805. La chiesa, come tante purtroppo in Molise, fu distrutta nel terremoto di Sant'Anna nel luglio del 1805 e ricostruita su progetto di Bernardino Musenga. Musenga, sì, che ha anche progettato la chiesa di Santa Maria della Croce, che per la cronaca storica era anche la chiesa, la sede dei crociati, ecco, che poi erano in guerra con i trinitari. Quindi le due chiese furono ricostruite contestualmente dopo il terremoto del 1805, e grosso modo anche l'aspetto, diciamo, per esempio l'attuale cattedrale aveva una volta diversa, molto più bassa, quindi anche molto più buia. E quindi fu ricostruita proprio a servizio della parrocchia, sostanzialmente. La ricostruzione, diciamo, della cattedrale è avvenuta a seguito del famoso terremoto di Sant'Anna del 1805, ha imposto in effetti delle scelte a quello che in effetti fu il progettista della cattedrale, e si decise per in effetti ripetere quello che era lo sviluppo planimetrico della chiesa della Santissima Trinità. E si venne a recuperare quindi uno stile di tipo neoclassico, quindi con questo pronao esastilo di ordine ionico, e all'interno quindi questo colonnato. Oggi lo vediamo un colonnato, anche se nell'1829, quando fu riaperta per la prima volta al culto la cattedrale, non erano colonne ma erano dei pilastri. E la storia della cattedrale è una storia abbastanza tormentata, e in qualche modo è punteggiata anche da quelli che sono degli eventi importanti già per la città di Campobasso. Ed ecco qui penso anche sia importante rilevare anche questo rapporto diretto che c'è tra la cattedrale e la storia campobassana.
La ricostruzione della cattedrale avviene appunto proprio nel periodo dello sviluppo della città giardino murattiana e quindi all'apertura nel 1829 segna anche il passo di un momento importante per la città di Campobasso. Nel 1860, in pieno risorgimento, dunque fu chiusa al culto e utilizzata come caserma. Nel 1900 fu riaperta ai fedeli, ma divenne cattedrale solo nel 1927. Ci sono dei momenti anche bui, che sono quelli immediatamente successivi all'Unità d'Italia, quando in effetti quell'anticlericalismo che diciamo, si diffondeva sempre più, portò in effetti alla chiusura al culto della cattedrale, ancora tra l'altro non del tutto compiuta e quindi è un periodo anche di decadenza strutturale ma anche di strutturale e anche appunto strutturale anche che porta anche poi alla perdita di tanti manufatti che intanto decoravano la cattedrale. E quindi poi c'è una riapertura all'inizio del Novecento, 1899, in realtà il 31 dicembre 1899 la cattedrale viene riaperta. Per alcuni periodi poi c'è stata una chiusura, soprattutto con l'incameramento dei beni della Chiesa da parte del Regno d'Italia e quindi diciamo che è stata anche adibita ad uso anche dell'esercito, per esempio, durante la Prima Guerra Mondiale come ospedale militare. E poi la chiesa fu di nuovo ridata alla diocesi e quindi ha potuto riprendere le sue funzioni ordinarie di parrocchia, e quindi nei primi anni 20 del XX secolo. Poi, appunto, quando ci fu la decisione, ecco, della Santa Sede di trasferire la diocesi da Boiano a Campobasso, sono stati fatti dei lavori molto importanti per rendere questo edificio, diciamo, degno di accogliere la sede della cattedrale. Su progetto dell'architetto Tullio Passarelli e dell'ingegner Vittorio Tiberio, tra il 1927 e il 1933 furono eseguiti i lavori. Sul portone principale lo stemma di Monsignor Alberto Romita, primo vescovo a risiedere a Campobasso, una torre con sopra tre stelle e una cometa. Ed è lui che ha in qualche modo seguito anche in maniera molto proprio fisica i lavori. Abbiamo ritrovato qualche foto in cui si vede lui proprio nel cantiere, che era effettivamente un cantiere molto, come dire, molto invasivo, ecco. Proprio perché è stato rialzato tutto, anche la parte centrale, con l'apertura dei finestroni e con la posa in opera anche di questo cassetto nato, che poi è stato anche uno degli oggetti del restauro recente, insomma. Ci sono gli importanti interventi degli anni 30, quelli del vescovo 27 al 33. Dal 27 al 33, che in effetti sono quelli che poi portano a quello che è la veste attuale della cattedrale. E soprattutto poi anche per quanto riguarda proprio la sua veste decorativa, è il momento in cui appunto si definiscono gli interventi di Trivisonno, di Romeo Musa, per quanto riguarda appunto la realizzazione di questi importanti dipinti murali che possiamo ammirare qui in cattedrale. Aggiunto l'abside anche, dove attualmente c'è l'organo a canne che è stato posto nel 1993, ma prima appunto c'era la sede con gli stalli dei canonici, quindi era a forma rotondeggiante, di cui alcuni stalli adesso sono stati posti nella cappella dell'Ultima Cena. Dietro l'altare sono situati il coro in noce e l'organo a canne, costruito da Ponziano Bevilacqua nel 1993. Nel
Nelle vetrate sono raffigurati i santi difensori del dogma della Trinità, Sant'Agostino, Sant'Ilario, Sant'Anastasio e San Nicola, ma anche altri. E quindi c'erano quei finestroni che tuttora ci sono. Quelli che vedo in fondo, sì, lì quelli sono quelli originali. Esatto. Le aperture sì, però c'erano dei soggetti che poi sono stati trasferiti una volta posto l'organo proprio tra i primi quattro finestroni qui della navata centrale. Questi? Sì, rappresentano diciamo, i padri del concilio di Nicea che si occupò, di cui tra poco ricorre proprio i 1700 anni dal concilio di Nicea, l'anno prossimo, nel 2025, i padri che hanno come dire, riflettuto sul dogma della Trinità, a cui è proprio dedicata questa chiesa. La Santissima Trinità. Sono molto belli questi finestroni. Quanti sono? Insomma, sono diversi e sono ben istoriati. Insomma, sì. No? Negli anni 90, con il precedente restauro, sono stati aggiunti dei finestroni che prima appunto erano semplici finestre che davano luce e basta. Invece appunto soprattutto con il tema delle beatitudini. Ogni finestra rappresenta una beatitudine, più altre opere di misericordia.